Questo programma è offerto da Tecnocampus. Venerdì 31 maggio, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa come ogni mattina offerta da Tecnocampus. Anche in questa giornata, in quest'ultimo giorno che segna l'inizio del fine settimana, abbiamo tanti fatti in primo piano, soprattutto nel campo della politica. Vedremo che Di Maio ha ottenuto l'appoggio della piattaforma Rousseau, dove l'80% dei votanti ha proprio deciso che il capo del Movimento 5 Stelle debba rimanere. Esattamente Di Maio. E ancora tanti fatti anche per quanto riguarda la Lega, adesso Rixi lascia e sembra quasi già avvicinarsi un'ipotesi Siri. Insomma, tanti fatti, ma cominciamo subito a vederli questa mattina e cominciamo con il Corriere della Sera e vediamo i fatti che partiamo proprio con Rixi che lascia. Salvini ora basta liti o è finita, poi rilancia su flat tax in autunno e TAV. Questo sembra quasi uno di quei rapporti d'amore, definiamoli d'amore, in cui uno dei due ripete sempre la stessa frase, ormai da tempo immemore: se non smettiamo di litigare questo rapporto finisce, però il rapporto sembra sempre non terminare mai e si va avanti ancora a botta e risposta e sempre continuando a discutere su qualunque questione. E ancora vediamo il leader leghista formato premier, è quello che viene definito secondo questo articolo dall'effetto elezioni, perché ormai la vicenda delle europee ha portato comunque Matteo Salvini ad avere coscienza che il numero dei votanti del suo partito sono effettivamente in misura superiore al resto e quindi sente ovviamente non il peso ma la responsabilità di questo incarico. E intanto vediamo il da Milano modello per il PD, io resto a fare il sindaco e parla appunto Giuseppe Sala. E ancora vediamo nell'editoriale, nella parte sinistra della pagina, l'editoriale di Venturini, un'Europa in cerca di leader, nuovi schieramenti, ancora tutto in divenire e ancora tutto in ipotesi per quanto riguarda la formazione di questo elemento importante dell'Europa che intanto ha scritto all'Italia e adesso sta attendendo la risposta degli italiani per quanto riguarda l'economia. E intanto nella parte centrale della pagina la notizia che ha destato la curiosità ma soprattutto le polemiche di tanti: stop ai negozi di cannabis in Italia, 800 punti vendita, per la Cassazione è reato il commercio di olio e foglie. Il pronunciamento della Suprema Corte, 3 settimane fa la direttiva del Ministro dell'Interno che comunque aveva dichiarato proprio che avrebbe chiuso tutti i negozi che vendevano cannabis. E ancora vediamo una brutta notizia di cronaca, qualcosa che ci lascerà turbati davvero: lancia il bus contro il pedone dopo un litigio, questo avviene a Roma ma lo vedremo dopo. Intanto nella parte centrale della pagina da Lecce, indagini riaperte dopo 3 anni. Allora passò per suicidio, adesso Marianna fu omicidio, ora è indagato il marito. Insomma, questa è la vicenda che questa mattina ha sconvolto tutti. Si parla di qualcosa che effettivamente è brutale ma assolutamente indicibile, soprattutto quando chi ti dovrebbe amare commette un omicidio e quindi una violenza in primo luogo verso di te e poi verso il mondo. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sulla Verità, la resa dei conti fra i magistrati, Tribunale di Roma e CSM diventano un campo di battaglia, perquisita la casa dell'ex presidente dell'ANM, Palamara pilotò una nomina per
per 40.000 euro e dice ancora: ma che porto nelle nebbie. Qui è fronte del porto, la corsa al posto di capo della procura più importante d'Italia scatena una vera e propria guerra di tutti contro tutti a suon di veleni e veline passate ai giornali, e noi cittadini poi dovremmo fidarci a farci giudicare da queste toghe? Questo è l'interrogativo che nella giornata di oggi si pone appunto La Verità. E nella parte centrale della pagina, Rixi salva il governo, mentre Di Maio salva la poltrona. Il viceministro condannato si dimette ed evita lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il capo politico dei grillini invece viene confermato dal voto su Rousseau. Intanto Salvini e Tria preparano la risposta all'Unione Europea, c'è anche il taglio delle tasse. Vediamo ancora nella parte destra, cambiate la RAI, Gad Lerner non è un martire ma un fazioso che non fa ascolti. E nella parte centrale, ecco qui anche su questa prima pagina, la Cassazione chiude i negozi che vendono la cannabis light, la sentenza senza appello. Quei prodotti sono assimilabili agli stupefacenti. E intanto la dichiarazione ballerina sorpresa, il fisco può cambiare il 7.30, precompilato, pensate un po', senza dirlo. E nella parte bassa della pagina abbiamo bisogno del risorgimento di Del Noce, scompariva 30 anni fa, il filosofo che coniugava religione e nazione. Ed infine nella parte bassa della pagina, nel Luna Park americano, dove è la morte l'attrazione principale, insomma. Anche in questo caso sembra che tutto ciò che fa tendenza al giorno d'oggi è l'estremismo, proprio tutto ciò che alla fine determina una fine. E ancora vediamo il Fatto Quotidiano, si parte dall'Alto Israele, torna alle urne, Lieberman, brutto, pugnala alla schiena l'ex amico Netanyahu e gli blocca il nuovo governo, forse il vecchio Bibi è davvero finito. E intanto ritorniamo in Italia e si parla nella parte alta di CSM tangente a Palamara. Il PM intercettato con Lotti, l'accusa 40.000 euro per trasferire il PM sul caso Eni. L'indipendenza dei magistrati è minacciata pure dall'interno. E la Cassazione, Cannabis Light, la Corte affossa 3.000 start-up. E nella parte centrale l'articolo di apertura, fuori controllo, Conte verso il chiarimento. Vedremo se ci sono le condizioni, Salvini, si crede il Premier, e fa dimettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato. 3 anni e mezzo di carcere al leghista per le spese pazze in regione Liguria. Il leader del Carroccio evita lo scontro sulla giustizia ma punta a dettare l'agenda di governo, e il Presidente del Consiglio convocherà i suoi vice entro lunedì prossimo. E vediamo Movimento 5 Stelle, gli iscritti confermano Di Maio con l'80% dei voti. E ancora Paola Taverna, ma il TAV è inutile, ora saremo più europeisti, e anche questo si vedrà. E infine nella parte bassa della pagina, Marco Bellocchio, niente premi a Cannes, non sto dentro certi giochi, io non tradisco mai con il potere. Anche questa è una dichiarazione forte che comunque ci fa davvero tremare i polsi, proprio perché ovunque ci sono situazioni che lasciano il segno. E ancora vediamo da Libero, confermato Di Maio, i grillini premiano il fallito, l'80% della base 5 Stelle vota per tenersi Gigino come capo. Adesso il governo può ripartire verso il baratro, Movimento 5 Stelle non è in grado di combinare nulla, al massimo farà altri danni, e Salvini mette fretta, sblocca appalti, nuova pace fiscale e no alle manovrine. E intanto nella parte centrale della pagina, oggi è la giornata anti-tabagismo, bene, allora fumerò più che posso, smettere per 24 ore infatti è quella che viene considerata una vera e propria presa in giro, perché ovviamente bloccare questo desiderio per una sola giornata fa sì che poi quel desiderio si accresca in maniera smisurata e ovviamente si farà sicuramente peggio. La decisione invece di non fumare determina invece tutta una conseguenza, una serie di conseguenze che determinano appunto la capacità o meno di riuscire a dire no a una vera e propria dipendenza. E ancora la rissa tra i giudici, magistrati contro magistrati, e infine da Disney a Gucci l'ultima moda a fare il tifo per l'aborto. Ancora vediamo nella parte sinistra, fallirà anche da Vice Matteo. Ed infine nella parte bassa della pagina uno studio
Due tumori su tre derivano da infiammazioni e pensate un po' a cattive abitudini, il cancro non arriva a caso per sfortuna, questo viene raccontato appunto da questa prima pagina, cosa che noi credevamo fosse così e invece secondo questo studio sembra proprio l'opposto. E sempre secondo questo studio tutto si può prevenire. Oltre 3 milioni di funerali pagati a rate per il carissimo estinto, la gente si indebita. E effettivamente anche questo rappresenta un limite, la vita che comunque termina e con la vita la necessità di rivolgersi a chi ci dovrà condurre poi in un'altra esistenza. Ovviamente il caronte della situazione condurrà solamente un corpo verso il cimitero, ma le spese sono davvero esagerate. E ancora il giornale, la svolta di Salvini, le manovre al governo, cambia tutto, il leghista riapre i porti, caccia i condannati, stiamo parlando di Rixi, e subito via con la flat tax, referendum farsa, grillini graziano Di Maio e resta il capo. E infatti si parla di quello che è il contratto con scadenza e ad Alberto Signore dice un mese, massimo un mese e mezzo. Tanto si è preso Matteo Salvini per capire se come l'autoproclamato governo del cambiamento è in grado di reggere tutto quello che è accaduto e quindi il terremoto delle elezioni. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina il miracolo negli USA, si salva la bambina che pesa come una mela. Ancora vediamo dall'altro lato il centrodestra Berlusconi in autunno congresso di Forza Italia, quelle che sono le mosse degli azzurri, non ci sta ancora una volta con il governo Berlusconi e dice il vero antigoverno siamo noi e ovviamente si faranno nuove idee, ci saranno nuove idee, soprattutto ci sarà un nuovo organigramma per quanto riguarda questo partito. E ancora, se Palamara fosse un politico sarebbe in galera, l'inchiesta sulle nomine. E infine nella parte bassa della pagina, pensionato sorpreso a rubare un gelato, i poliziotti lo pagano per lui, a 90 anni il perdono ha il gusto del tiramisù. Insomma, tante vicende che raccontano di situazioni precarie che coinvolgono proprio persone di una certa età, notevole età, che molto spesso non riescono o ad arrivare a fine mese, non riescono a togliersi uno sfizio e quindi esaudire un desiderio, oppure si trovano a vivere una vita da soli. Insomma, noi viviamo in un mondo in cui tutto sembra essere alla luce del sole, in cui tutto sembra essere circondato da mille persone, ma se andiamo a fare i conti con la nostra esistenza, ciascuno di noi vive isolato dal suo vicino, ma da chiunque possa esistere. Chi comunque non ha una famiglia o si trova in situazioni complicate, molto spesso si trova proprio da solo. Nonostante le politiche e tutti i proclami sul non siamo soli, ci sono mille volontari, ci sono tante persone che cercano sempre di stare accanto agli altri, ma la realtà è che chi è solo, solo rimane. Insomma, dovremmo cambiare un po' questa tendenza e soprattutto ascoltare chi c'è accanto, soprattutto se chi è accanto è nella porta vicino a casa nostra. Ancora vediamo il tempo. Si è insediato il governo Salvini, Matteo va subito all'incasso della vittoria elettorale e detta ai grillini l'agenda delle priorità. Subito flat tax, condono e stop al codice degli appalti e volano frecciate ai ministri a 5 stelle. E ancora nella parte centrale della pagina vediamo che i giudici mandano in fumo le canne light. E nella parte bassa sulla pagina, attack horror tra bus e metro, una giornata da giungla, conducente litiga con un passeggero e tenta di investirlo, donna scivola sui binari e muore e la circolazione va in tilt. Insomma, il trasporto pubblico sembra essere sempre più complicato e le situazioni si moltiplicano per quanto riguarda i disagi. Mentre ci spostiamo sulla Repubblica, il governo va, per ora. E infatti Rixi, condannato a 3 anni e 5 mesi, si dimette, ma Salvini rilancia. Sospendiamo codice degli appalti, poi attacca i ministri Costa, Toninelli e Trenta. Il referendum conferma Di Maio e Fico non vota. Cannabis leggera alla Cassazione, venderla è un reato. La Lega ovviamente esulta. E ancora vediamo la tela del ragno, il punto che fa Stefano Folli, mentre nella parte destra si parla ancora di CSM, l'inchiesta che sconvolge la magistratura e chi comunque ci deve sempre giudicare. E intanto la protesta, i pensionati traditi da quota 100 adesso vedranno
tutto ciò che è conseguenza di questo numero. E intanto la CDP vuole tutto, così nasce la nuova IRI. Infine, nella parte bassa della pagina, quell'uomo lasciato morire in mare, la storia raccontata da Roberto Saviano. Infine, il personaggio, l'ultima sconfitta di Netanyahu, e si parla appunto anche in questo caso di elezioni. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo su Il Manifesto. Cannabis light nella parte alta della pagina, solo se non drogante. Questa è la sentenza delle sezioni unite della Cassazione sui prodotti commercializzabili negli shop. E intanto l'inchiesta Toghe, nomine nel mirino, Palamara prese 40.000 euro. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, eccolo qua il viceministro leghista Rixi, condannato per peculato, si dimette, ma Salvini detta subito le sue condizioni al governo. Stop al codice degli appalti, nuovi inceneritori, via libera TAV e flat tax, colpi bassi per i 5 Stelle che confermano Di Maio capo politico all'80%. E vediamo come titola l'apertura oggi Il Manifesto, giungla d'appalto, ovviamente così è la giornata di oggi. Emigranti, ONG accusa la Marina, ritardo nei soccorsi, mentre il sociologo De Masi, Movimento 5 Stelle in trappola, dica addio alla Lega. E ancora l'elezione a settembre, Netanyahu sconfitto, Israele quindi ritorni al voto. Ancora vediamo le altre pagine quotidiane nazionali, ci spostiamo su Il Mattino, la Cassazione, vediamo che in primo piano mette appunto questa notizia, un reato vendere la cannabis light a rischio 16.000 negozi. Intanto la mostra da Gattuso a Fontana al Quirinale, sale l'arte contemporanea. E nell'articolo di apertura, governo, Salvini sfida il Movimento 5 Stelle, subito il condono fiscale, vicepremier alza il tiro, sanatoria tombale al 20%, basta no o si va a votare. Rixi condannato, si dimette, la Lega via anche Toninelli, male 30 e Costa. E vediamo il voto su Rousseau, Di Maio 80% di sì, ma Fico si astiene, e retroscena Luigi, Dibba, Roberto e il gioco del cerino. A chi capiterà quello più corto? E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, nella parte sinistra il mercato dei magistrati per la nomina 40.000 euro. Le accuse a Palamara, ex presidente ANM, ricevuto anche un anello per un'amica. E commento, dalla guerra tra le toghe, una lezione per la politica. Si spera che effettivamente possa essere una vera e propria lezione, anche se troppo spesso le lezioni non servono assolutamente a nulla. E ancora nella parte centrale della pagina il caso, la rabbia del campione olimpico. Infatti Napoli chiude la palestra di Oliva al suo posto, pensate un po', un supermercato. Questa è una di quelle notizie che ci fanno rendere conto di qual è la direzione che sta assumendo il nostro percorso di vita. Ciò che era considerato una ricchezza adesso diventa un surplus. E ancora vediamo i focus del mattino, il sud bloccato, rinviati 9 miliardi per le strade, ANAS, il 60% delle opere al palo, e nel mezzogiorno il record in Calabria, addio alla nuova statale del Vesuvio. E ancora nella parte più bassa l'analisi, quel paese fermo, basta con le liti. Ormai siamo stanchi delle discussioni, vogliamo vedere qualcosa di nuovo e diverso. Ed eccoci qua alla parte sportiva, oggi il vertice della verità a Londra, l'out-out di Sarri al Chelsea, nuovo contratto oppure c'è la Juve. Insomma, le due prospettive che sembrano segnare il calcio italiano, abbiamo anche tante altre situazioni che andiamo a vedere subito con i quotidiani che raccontano appunto la storia della nostra Italia. Lo facciamo anche con la stampa, la Cassazione, il reato vendere cannabis light, il conto esoso dell'incertezza è quella che viene raccontata in questa prima pagina. Intanto Salvini contro i giudici e la guerra nel CSM preoccupa il Quirinale, Rixi condannato, infatti lascia il governo e il vicepremier, non c'è uno straccio di prova. Ancora vediamo nella parte più bassa della pagina l'insolita scelta del capitano, ed infine nel paese irpino che vota Matteo come in Padania, e questo sembra sconvolgere tutti, anche perché ci troviamo in situazioni sempre più complicate, ma sembra proprio che la nostra Campania voti in maniera sconsiderata. E intanto nella parte destra della pagina quelle che sono le alleanze mancate da Orban e Verdi, un doppio no a Lega e Grillini, e si presenta e si prospetta un nuovo europeismo, mentre il paradosso sovranista rimane in primo piano. Ancora ci spostiamo sulle prime pagine quotidiane nazionali e vediamo il dubbio, Salvini dimissiona Rixi e rilancia TAV e flat tax. I 5 Stelle votano su Rousseau, la fiducia a Di Maio,
e intanto nell'editoriale si parla del rispetto delle regole che a quanto pare viene definita sostanza. E nella parte centrale della pagina si allarga l'indagine sulle nomine e spuntano 40.000 euro la Procura di Roma Palamara perquisito. Infine la sentenza alla Corte di Cassazione è illegale vendere cannabis light e tutti i suoi derivati. L'intervista poi nella parte bassa della pagina, Flick, nuovi diritti, sfida per gli avvocati, ma torni la dignità nei compensi. Ed infine, se l'era digitale crea il deserto della memoria. Infatti, se improvvisamente perdessimo tutti la memoria, se gli eventi che viviamo e cataloghiamo e preserviamo con gli strumenti tecnologici più sofisticati a nostra disposizione dovessero svanire perché le macchine a cui li abbiamo affidati si inceppano, deperiscono, muoiono, può anche accadere agli oggetti che scandiscono le nostre vite? Questo è l'interrogativo che nella giornata di oggi si pone proprio questa testata, che è appunto Il Dubbio, e racconta di tutto ciò che potrebbe avvenire nel nostro futuro se per caso qualcosa si inceppasse e rompessero proprio la nostra abitudine ad avere tutto a portata di mano, soprattutto quella che è la memoria. Noi adesso cerchiamo sempre più di affidare i nostri ricordi a ciò che è virtuale, ma se all'improvviso tutto dovesse venire meno, anche noi ci troveremo senza una parte importante della nostra vita. Riflettiamo su questo e cerchiamo appunto di preservare tutti i nostri ricordi. E ci spostiamo ora sulla parte sportiva, dove vediamo che mentre si attende la decisione per quanto riguarda Sarri e la Juventus, dall'altra parte c'è l'Inter, l'ufficiale addio a Spalletti, domani l'annuncio di Conte. E infatti è ufficiale, Luciano Spalletti non è più l'allenatore dell'Inter, lo ha comunicato sul proprio sito il club di Corso Vittorio Emanuele, con tanto di ringraziamenti per il tecnico di Certaldo, che in 2 anni ha raggiunto per 2 volte il 4º posto, portando i nerazzurri in Champions. Se l'anno scorso il traguardo era stato centrato all'ultima giornata contro la Lazio, quest'anno è stato centrato con il successo per 2-1 sull'Empoli a San Siro. E infatti già adesso inizierà l'era di Antonio Conte, che ormai ha già preso contatto con l'ambiente interista ed è in attesa di rinforzi da Barella a Chiesa, passando per Dzeko, con l'addio di Icardi a fare da sfondo. L'argentino preferisce restare in Italia e andare alla Juventus, ma ha già avuto un timido contatto con l'Atletico Madrid. E per quanto riguarda la prima parte della rassegna stampa, termina qui, ma non termina definitivamente la rassegna stampa per la giornata di oggi, anzi continuiamo dopo qualche momento di pubblicità, quindi non andate via. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro.
A tutti voi vi ricordo che oggi è sempre venerdì 31 maggio, da domani inizia il mese di giugno e già ci auguriamo che il nostro meteo ci consenta di vivere questa primavera tendente all'estate già in maniera diversa. Per il momento ancora siamo tutti sotto l'influsso di questo tempo mitigato ovviamente dalla pioggia e ancora dal freddo incipiente e insomma ancora siamo con la speranza che qualcosa possa cambiare nel più breve tempo possibile. Ma intanto continuiamo con i fatti in primo piano e vediamo proprio che da Napoli c'è un allarme per quanto riguarda la giustizia. Infatti l'allarme al CSM dei giudici napoletani, fascicoli anche nel bagno, attenzione. E infatti visita in tribunale del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, mi dispiace ma sono pessimista, dobbiamo sobbarcarci montagne di fascicoli custoditi persino nei bagni. Metà del nostro lavoro consiste nel dichiarare la prescrizione ed è inutile anche parlare di 600 magistrati in più che arriveranno perché nessuno chiederà il trasferimento per venire in questi uffici. Questa è la fondo di Eugenia De Balzo, presidente della terza sezione penale della Corte d'Appello. Scuote il silenzio della grande sala Arengario, dove il vicepresidente del CSM, David Dermini, incontra assieme ai consiglieri napoletani al Palazzo dei Marscialli i togati Michele Ciambellini, Antonio Lepre e Mario Suriano e il laico Michele Cerabona, l'associazione magistrati presieduta da Vincenzo Ranieri. E insomma, la situazione è complicata e sembra che i magistrati non vogliano intervenire, soprattutto a dare una mano a chi si trova in difficoltà, soprattutto nella nostra regione. Ancora vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano. A Napoli un murale per abitabile nella stazione metro dei Colli Aminei e la vediamo proprio in questa immagine. Eccolo qua, abitabile, e lo vediamo anche giù. Il volto di Enzo Avitabile da oggi campeggia su un muro all'esterno della stazione Colli Aminei della linea 1 della metropolitana di Napoli. Il murale è stato realizzato dagli artisti Domenico Tirino e Caterina Ceccarelli. Non è solo un omaggio a me come artista, ha affermato Avitabile, è un omaggio alla città fatto da due artisti straordinari che pur non essendo di Napoli hanno voluto omaggiare la nostra terra, la nostra musica e anche la nostra parola. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Napoli, la cittadinanza onoraria, questa volta va Gianni Minà. La cerimonia si svolgerà sabato 8 giugno alle 18 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Infatti la Giunta Comunale ha approvato, a firma del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, la delibera con la quale viene conferita la cittadinanza ordinaria. Onoraria, proprio a Gianni Minà. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, gli studenti della Partenope in trasferta all'Agenzia Spaziale Italiana, li vediamo ritratti in questa immagine. E vediamo infatti che gli studenti della Partenope sono stati in trasferta all'Agenzia Spaziale Italiana per conoscere pratiche di ricerca diverse da quelle universitarie e strumentazioni che rendono competitive le sfide spaziali targate appunto Italia. Gli studenti di ingegneria, accompagnati dai professori Vito Pascazio e Stefano Perna, hanno visitato il centro di geodesia spaziale Giuseppe Colombo dell'Agenzia Spaziale Italiana Matera, un viaggio tra antenne e satellite per approfondire le materie dei corsi di tecniche di imaging radar e di antenne seguite ad ingegneria informatica, biomedica e delle telecomunicazioni. Insomma, in questo caso vediamo che la scuola passa oltre, nella fattispecie l'università, e alla teoria associa una pratica quanto mai necessaria e fondamentale per riuscire a comprendere che cosa sarà del futuro di questi giovani che troppo spesso lasciano l'università semplicemente perché vedono che è solo tutto troppo teorico e molto spesso la pratica è ben lontana, scusate, perché capita anche spesso che ci si laurei e poi si venga proiettati in un mondo del lavoro quasi fantastico, perché tutto ciò che si è imparato all'università, a scuola in generale, nel mondo del lavoro sembra essere tutta un'altra storia. E comunque diciamo che la teoria ha bisogno sempre della sua buona pratica. E ancora Napoli, Verdi contro l'aumento del pedaggio in tangenziale. Restiamo fortemente interdetti dinanzi all'iniziativa intrapresa da Tangenziale di Napoli, dinanzi al giudice amministrativo, come riportato da Corriere del Mezzogiorno. La società che gestisce l'asse viario ha impugnato il decreto interministeriale che le ha riconosciuto, pensate un po', un aumento del l'1,82% del pedaggio a fronte delle spese per investimenti ammessi alla determinazione dell'incremento sulla base del parametro K. L'aumento è previsto
solo per i bus, gli autocarri e gli autocaravan. Dinanzi alla singolarità di una tangenziale a pagamento, l'unica interna a una città che prevede il pedaggio, ci interroghiamo sull'opportunità di invocare dei rincari ancora maggiori che si traducono di fatto in una spesa superiore per gli automobilisti napoletani. Ad affermarlo il consigliere regionale di Verdi Francesco Emilio Borrelli, con quelli comunali del Sole che ride Stefano Buono e Marco Gaudini. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo adesso sul Mattino e si parla ancora una volta di Noemi. Spunta infatti un altro video che inchioda l'uomo nero e appunto lo vediamo direttamente in questa pagina interna. Hanno trovato altri video, altre immagini, altre fotografie. Sono il prequel, l'atto iniziale di un maledetto pomeriggio napoletano, quello di Piazza Nazionale, di un agguato riuscito solo a metà, della paura e del sangue, della puzza di polvere da sparo, insomma del ferimento della piccola Noemi. 92 pagine zeppe di fotografie, c'è un capitolo che salta all'occhio, le indagini recenti, la storia del raid del 3 maggio grazie all'immagine di 15 minuti prima che l'uomo nero facesse tum tum, insomma prima che il killer sparasse e colpisse proprio Noemi e non solo quello che era il suo obiettivo. Ma ancora vediamo le altre notizie, si parla ancora di cronaca, l'uccide artista, niente danno erariale, la Corte dei Conti dice stop all'inchiesta. Infatti la Procura regionale presso la Corte dei Conti archivia l'avvertenza relativa a presunte illegittimità di alcune procedure amministrative con conseguenti onerosi affidamenti diretti di lavori invece di gare pubbliche per quanto riguarda la manifestazione Luci d'Artista. Archiviate dunque le posizioni dei tre responsabili, tutti dipendenti del Comune di Salerno, ai quali era stato contestato il danno erariale per circa 850.000 euro. Si tratta del geometra Gabriele Pennimpede e degli ingegneri Elvira Cantarella e Giovanni Micillo. Secondo l'accusa, ricordiamo, il totale delle spese sostenute dal Comune ammonta a 8.495.420 euro e parte di questa cifra, circa 850.000 euro, secondo gli inquirenti, avrebbe costituito un danno vero e proprio per le casse del Comune. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano e si parla di una notizia che rappresenta effettivamente una curiosità. Adesso sembra che tutti vogliano lasciare messaggi, ma lo fanno in maniera molto particolare. Infatti, elezioni europee, militari nei seggi lasciano messaggi agli scolari napoletani. E infatti due episodi simili avvenuti in altrettante scuole, dove domenica e lunedì si sono svolte le operazioni di voto e scrutini validi per le elezioni europee 2019. In entrambi i casi, al loro ritorno in classe, gli alunni hanno trovato dei messaggi di ringraziamento e speranza lasciati dai militari che erano stati in quegli uffici scolastici di Napoli e Casalnuovo per presidiare i due seggi elettorali. Due gesti che hanno avuto come cassa di risonanza i social network, infatti lo vediamo proprio qua. Ai bambini dell'Istituto Collodi, grazie per averci ospitato nella vostra scuola durante le elezioni europee. I nostri occhi hanno potuto ammirare la bellezza dei vostri disegni pieni di colore e di vita. Viva la scuola! E insomma, anche questo è un messaggio incoraggiante per tanti istituti, quando troppo spesso vediamo che l'incuria è regna sovrana proprio in tanti luoghi, eppure la cultura deve essere il primo fondamento della scuola. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano questa volta a Caserta News. Ancora una volta cronaca, una brutta notizia di cronaca da Trento, la Ducenta, abusi sessuali su una minorenne, il vescovo sospende il parroco, la segnalazione dei fedeli è aperta un'indagine, Spinillo prende subito provvedimenti. Un parroco casertano sospeso dal vescovo dopo una segnalazione di presunti abusi e danni di una minorenne, è ancora scottante la diocesi di Aversa, e il terremoto causato lo scorso anno dall'inchiesta che ha colpito Don Michele Barone. Oggi, alla luce di un nuovo caso, dai tratti similari, il vescovo Spinillo non ha voluto compiere e correre rischi. Per questo motivo è stato sospeso un provvedimento immediato il parroco Michele Mottola della parrocchia di San Giorgio Martine di Trento la Ducenta, dopo che era arrivata la segnalazione di atti configurabili come abuso su una persona di minore età. Il caso è stato segnalato anche all'autorità giudiziaria, che adesso dovrà svolgere le necessarie indagini. Ovviamente si tratta appunto di indagini in corso di espletamento. Ancora vediamo gli altri fatti, furto sacrilego in chiesa, portate via tele, statue e candelabri. Questo è avvenuto a Casapulla, la scoperta fatta dai responsabili della confraternita che la tiene in gestione. Infatti un brutto episodio di malavita sconvolge la comunità religiosa di Casapulla, la vigilia del 3 giorni dedicate alla festa di Sant'Elpidio Vescovo, patrono della cittadina. Praticamente un caso ha portato alla scoperta di un furto all'interno della cappella dedicata alla Concezione di Maria Santissima e Sant'Antonio Abate. La cappella
Cappella Gentilizia è una delle tante annesse a palazzi nobiliari esistenti in Casapulla, di proprietà dell'antica famiglia dei Notai di Capri, attualmente gestita dalla Confraternita della Dolorata, una delle cinque che affiancano la Chiesa Madre. E ancora vediamo una notizia di cronaca: blitz della Guardia di Finanza di Caserta, sequestrate 2 quintali di sigarette di contrabbando. E infatti alla vigilia della giornata antifumo, un'operazione della GDF, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria, infatti firmato al casello di Napoli Nord della 1 un'autovettura di grossa cilindrata con targa della Repubblica Ceca, che trasportava circa 2 quintali di sigarette di contrabbando pari circa 1000 stecche, sequestrando l'intero carico occultato nel bagagliaio e nell'abitacolo posteriore. I finanzieri casertani hanno individuato una vettura Mercedes classe E con targa ceca, al cui interno erano state stoccate decine e decine di stecche di sigarette di contrabbando, stipate anche nella parte posteriore dell'abitacolo e coperte solo da un telo nero. Il voluminoso carico non è sfuggito all'occhio esperto della pattuglia, che ha immediatamente fermato il mezzo per poi procedere ad un più accurato consulto di quella che era l'autovettura, per poi scoprire effettivamente quanto era conservato in questa macchina. E per quanto riguarda la rassegna stampa, anche per questa mattina termina qui. Vi ringrazio per aver scelto Teleprima, per aver scelto l'informazione, per essere stati con noi. Ringrazio come sempre Tecnocampus, che ci offre la possibilità di fare informazione, commentarla ed essere critici sui fatti che ogni giorno ci riguardano, sia a livello nazionale che a livello locale. E per quanto riguarda voi, vi auguro una buona giornata e vi auguro anche uno strepitoso fine settimana. Buona giornata a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.